eccolo. Non diciamo agli iscritti di iscriverti. Nel video. Eccoci qua. Allora, parli te o parlo io? Come vuoi, dai. No, via. Parla te, sei te il capo. Siamo, sei te qui, il capo. Siamo qui insieme al nostro bodyguard di fiducia. Ormai ci siamo fratelli, diciamo. Abbiamo un altro collega qui. Vuole venire anche lei. A 40 anni ormai come ti sei ridotto. Hai visto? Oh, guarda che lui è un personaggio importantissimo, ah, stai scherzando. Disabili ogni volta che andiamo a qualche evento. Oh, beh, te non è che lo fai. No, io lo sono. Esatto, ah, ma era questo quello che volevo dire. Sì. Salutate a tutti. Grazie, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate, sono senza voce per via di Mirabilandia. Ma comunque sì, oggi siamo qui insieme a Bodmen e Erens. Bella ragazzi. Infatti come vedete qui, vedete due mazzi che sono i nostri mazzi che abbiamo portato al YCS. Appunto oggi faremo il report di questo torneo, se posso chiamarlo così almeno io. Anche io non lui. È che posso dire molto. Allora vai, comincia a dire tu come andrà. Allora io ho portato Phantom Knight VA, questo qua, bello no? Mazzo che non bricca nessuno, 2 mesi di testing, non ho mai briccato, vado a bricco. Posso dire... I turni. Allora, primo turno mi becco Mermail, ovviamente mazzo che non mi aspettavo. Adesso ti mando in faccia o ti va bene a terra? Va bene a terra. Ok. E tipo... Parto io, primo turno lo vinco facilmente, la prima partita easy proprio, non c'ha speranze. La seconda si sidda, tutto ok, a posto. Macino side, ci sta per carità. E niente, la vince perché mi spacca di Megali. La terza partita è la partita che ricorderò di più in assoluto, perché la terza partita contro Mermail, perché pesco. Max C, Phantom Knight Ancient Clock, via random, Phantom Knight Forks Blade. Lui mi fa una sola special subito e gli scarto Max C, non fa più niente per non farmi pescare, pesco Max C, pesco un altro Ancient Clock e il secondo dopo il turno dopo mi scoppia con 3 mega di Gesù Cristo. Mio. E vabbè. E secondo turno becco Cosmo di un cinese figlio di puttana che giocava tipo effetto e tipo... Max C, volevo farti su quello, è troppo tardi. Judge? Ma dovevi farlo subito. Non c'avevo più voglia, ho detto vabbè dai, giochiamo. Perdo 2-1 alla terza perché mi fa doppio Dark Destroyer e sti cazzi. E alla terza mi becco un francese con Monarch che mi fa doppio Vanity Spind alla seconda partita, vince 2-0 perché... Monarch con extra o... Monarch con Red Layer extra, Gesù, tutto c'era, cioè, okay. ha visto il mondo. E poi drop. E poi 0-3 drop perché mi ero scappato. Poi a 0 alla faccia degli altri che sono fatti i soldi vendendo la mia collezione. Allora invece la mia situazione poteva essere migliore. Avevo fatto 2-0 non drop bensì squalificato per cheating, nel senso virgolette. Che, tra virgolette, vi spiego subito. Allora, vabbè, intanto vi dico il report. Prima partita, primo turno, becco, cacchio, ho beccato, Mirror Match Monarch, è tipo una partita che dura 60 minuti, infatti ho vinto 1-0 perché il judge ha detto fate solo la prima. E l'ho vinta della mia tech in teoria, perché lui poi mi ha concesso perché dovevo pescarla la tech, gli ho detto sta carta nel mazzo, ha detto ah ok, scusate la voce. E niente, 1-0 così senza side, quindi easy. La seconda invece la giocavo contro Cosmo e la prima la vinco facilmente, la seconda invece la vinco ugualmente perché sculo come un porco, perché... lui mi sembra setta solo una, passa, pesco, stand by, mi fa tanti spell fragrance, però io avevo pescato Twin Twister e ciao, GG. E la terza com'è andata? La terza invece sono capitato contro, cioè la probabilità era 1 su 900, sono capitato contro L, nostro compagno,
nostro amico. Vi dico la verità, stavo anche male perché mal di testa e tutto, anche lui voglia di giocare poca, stress e tutto, infatti la voce dice tutto. E il mio telefono vibra. E niente, allora stiamo così fermi sul tavolo, diciamo, vabbè, stiamo mezz'ora senza fare niente, poi diciamo, draw, dai, facciamo draw perché non ce la sentiamo di giocare. Poi ci avevamo fatto una promessa prima del quasi S, scherzando così perché era quasi impossibile, capita contro però. E niente, arrivano i judge, ci chiamano nella sala e niente, ci dicono che ci squalificano quasi S anche dalla sede. Infatti, dato che non potevamo entrare, siamo andati a Mirabilandia e vaffanculo tutto, siamo divertiti forse anche di più. Le opinioni di Erenz hanno fatto la cazzata, sono stati dei coglioni a buttarli fuori, non ci stava per niente, cioè nel senso non la squalifica, intendo a buttarli fuori dalla sede, non ci stava per Ma alla niente. fine poi c'era anche Amos che non ci voleva nemmeno squalificare Si perché. ringrazia Amos, che Saluto dopo Amos nel conosco. caso. Che non ci voleva nemmeno squalificare perché. Insomma c'è gente che fa di peggio, non Esatto. so chi siano, però si sa che ci sono. Eravamo tra amici, abbiamo spiegato tutto, però il judge cinese, c'era un judge cinese, il tedesco non ne volevano sapere Giustamente, cioè, giustamente in parte, l'unica niente. cosa Sì, che ha dato infatti non mi fastidio a lamento della me è squalifica, che... ma. Il fatto che ci abbiano mandati fuori come dei criminali così Sì, random, appunto. cioè perché non abbiamo fatto niente di Invece... male, era un volontario, vabbè. E che dobbiamo dire più? Nulla. Report Mirabilandi, ho fatto il Catun 3 volte di fila, la voce dice tutto. Sì, il report di quello che mi è rimasto è quello che ho pigliato, visto che Dai, vogliamo far facciamo... vedere. Sì, dai, facciamo vedere tutto Tanto allora. si è fatto 1050 euro di carte, 1200. 1300. E tipo, allora vorrei ringraziare, come penso anche Stardust, tutti quelli persone strani che abbiamo incontrato, ovvero gli youtuber che, con cui abbiamo passato molto tempo, come Nat, per esempio, che è una persona come sempre loro, come l'anno scorso. Nat, Sei bellissimo, sei sei troppo sexy. sexy. Ringrazio Sticky, tutti quanti. Capello di paglia, Mickey Capelli di paglia, Perfect Mickey anche. Perfect, che c'era, non mi ha firmato l'utopia, quel bastardo. Bastardo Mirko, sei un bastardo. E sì, io mi sono fatto firmare le utopie dai vari Ci volevi venire. componenti. Allora, questo è il signore qui, Destiny. L'altro nome del canale, in teoria. Esatto. Questo è il signor Nat History X, che lo ringrazio, cioè gli ho portato lo strudel. L'altro è Sticky96, che è una persona veramente simpatica, veramente simpaticissimo, veramente mi fa crepare dalle risate. E chi è questo? Questo è Cappello di Paglia, Povero. che perseguitava lui Lo per un paio vuoi di lo spiral, carte. eh? Lo vuoi lo spiral, eh? Poi abbiamo beccato Iskandar, ci è passato poco tempo, però me l'ha firmata anche lui. E infine ho beccato Due Rock 88, per chi non lo Rock, quindi conoscesse, Sioner è un Gungor. big. United Gosus, che ci ha parlato una ventina di minuti, un po' di tutto su come è andato il torneo, eccetera. Farà anche lui un Ah, ma io come un capo. coglione non ho detto che giocavo, giocavo Domain Monarch, Sì, perché vabbè, sono si vede sto povero. schifo. Però grande e bella E Erebus. cosa si può dire? Ho preso Eh le beh. piccolezze, ho un bel playmat di Beatrice dei Judge da Alessandro Di Patri. E ho preso anche questo bellissimo Questo è tappetino figo, dei Phantom giocava via. Knight. Giocava via Phantom perché non aveva il tappetino. Esatto. E sì, ho shoppato i tappetini perché sono un cazzo di pezzente che non riesce a vincere mai uno. E ho shoppato le bustine protettive che non ho cambiato, queste le avevo già. Bustine dell'Europeo. Poi cosa si può dire? Rimanenze spirituali della mia collezione che ho venduto, più carte. Se posso farle vedere, il video non deve essere troppo lungo. Ah, hai Cerchiamo. scordato l'album delle carte di là, vabbè. E ok, dal signor Nat History X ho preso un bel po' di roba, tipo praticamente da Nat ho preso giusto qualche carta, Giusto, guarda. giusto qualcosina. Allora, è un Lightsworn completo di 3 JD Ultimate. No, questo non l'ho preso da Nat. Curiver Arcobaleno, Curiver Bandit, vabbè, andiamo avanti velocemente. Classiche Sì, Staple, Lightsworn, praticamente tutto Lightsworn completo, Garrot Super, Jayne Ultra, Americani, 3 Felis, 3 Layla, Eren Secret, 2 Nesty Secret, 3 Raiden, 3 Lumine, 2 Sentinelle Necro. a proposito, ce l'hai un onesto ultra?
Un Esto Ultra ce l'hai? Non credo più. No. Tre Brigate Secret, che sono illuminati, chi se ne frega. Tre Solar Ultimate. No. Due Mostro Incarnato e infine due Michael. Questo è la parte di Nat. Poi, del resto... Yeah. Anche Nat mi ha dato sempre il bocciolo di Fuoco Solitario Super, che lo ringrazio. Questo è il mio. Questo mi ha dato il signor Destiny, questo mi ha dato il signor Drake. Poi, mi sono preso... Sempre a scambio, mio Dio, farò più report io che nel suo canale che io, che lui. Due Ghost Ogre. Ecco la Tech. La Tech. BLS Ultra da Yok. Troppo bello, non si poteva rifiutare. E... No, questa no. Ho preso un Tifone. Un'ultima Yacht Tolkien. L'hai preso alla fine. L'hai preso alla fine. L'ho scambiato per uno Dice Pendulum Dragon. Questo l'ho preso per uno Dice. E qui arrivano tipo qua praticamente le chicche di quello che ho comprato, però fatemi controllare che non abbia preso altro perché non mi ricordo. No, dovrebbe essere tutto quello che ho preso. Sì. Ah, già, stavo dimenticando. Ho preso il terzo Black Sword, che forse giocherò dopo Post-Banned in BAPK. Ho preso la terza Cherry prima del torneo e un Nightmare Shark Ultra che ho bellissimo, dopo anni che di ricerca l'ho trovato. I pezzi forti di... Dopo facciamo la decklist, quindi... Sì, dopo facciamo la deck profile. Hai anche una sepoltura sciocca secret e anche una fui super da qualche parte. Terzo strike ho preso anche, vabbè raga, vedete tanti soldi, tanti soldi. Allora, ho preso, partiamo dalle carte che valgono di meno, due lumine ultra, una necrogarna Ultimate per fare finire il set, che appunto ho preso tutta la Nat, queste qua sono americane, così il trapper americano. Ho preso poi una Minerva, sì, una Minerva, una Lumina Super americana mint, è veramente un pezzo molto bello, ne cercherei altre due. Vabbè, la Minerva in giapponese, perché quella super stava tanto, mi chiedono veramente troppissimo. E qui abbiamo due carte che cercavo veramente da tanto, ovvero la Trishula da Duel Terminal e il Brionok da Duel Terminal. La Trishula ha una piega, l'ho pagata poco proprio per quello. Peccato, e ci sta. È una Trishula da Duel Terminal per praticamente niente. E sì, io direi che la mia parte di report è finita. Vabbè, io niente di che, perché sono povero. Sto cercando roba per Angel, poi... Beh, ho preso una base Artifact, alcune carte me le ha date lui così random, perché è ricco oramai, okay. Hai soldi. E tipo, boh. E niente ragazzi, facciamo le decklist. Altra cosa che mi sono dimenticato e mi scuso, ringrazio ovviamente gli iscritti che mi hanno riconosciuto, fra virgolette, dopo che ho cacciato la maschera. Tutti quanti, e soprattutto ringrazio le guardie del YCS, che sono state veramente fantastiche e avevano un temperamento allucinante per tutte le volte che siamo andati usciti, che ormai conoscevano lo zaino meglio di me. Esatto, ci hanno fatto entrare senza controlli. Sì. E hanno visto la maschera, perché sì, sono andati in maschera al YCS. E niente, passiamo quindi al prossimo video con la decklist del BA. Se volete posto anche quella del Domain Monarch, anche se... No, è girato benissimo, vi dico la verità. Ho giocato con Tech mie, però. Cioè, Tech, una. E niente. Lasciate sempre un mi piace, un commento, non ce la faccio più con la voce, condividete il video, iscrivetevi al canale caso non l'aveste fatto. E niente, un saluto da Erens, purtroppo ci dobbiamo separare fra un po'. Esatto, purtroppo. Niente, arrivederci al prossimo video, ora ci saranno forse alcuni sketch fatti random così. Selly Mattacchione, cosa ha preso? No, sono di da darti come cambio. Cosa hai preso, Selly, da mangiare? Questo lo mettiamo su YouTube? No! Ciao, Serena. Dai! Stardust è un grande. Chi è Stardust? Sono io, sull'altro canale. Stardust era un coglione. Stardust, ma questo è un video? No. Ah. Ok, no. Ok, stiamo entrando in sede, ragazzuoli. Stiamo vedendo la sede che è stata iniziata a pulire oggi, tipo.
ecco, la c'è l'utopia. Dov'è l'utopia? Abbiamo perso il nostro uomo. Cinque costelle, l'utopia. Nat, dove l'hai visto? Pensavo fosse un attimo. Volevi, Stiamo per entrare in sedia, io non vedo nulla sullo schermo perché c'è tutto il sole. Ora vedo qualcosa. Aspettiamo Dario, che Dario è un attimo. Sta facendo le foto, maledetto bastardo. Maledetto bastardo. Però ragazzi la sete è figa. Continuiamo. Ed ecco il nostro Nat. Ed ecco il nostro Nat. Ed ecco il nostro Nat. No, no. Guarda come ci sono state 3-5 parti. Ah, già li danno ora? Io sì, ho scritto di espresso culo. Perché l'anno scorso li hanno dati a lui? Io ho cercato le cose, quest'anno non c'è un cazzo. Serviamo un bel Nat. E mi sono beccato. Ma siamo 3-5 naga, non ce l'hanno tutta la neva. A me serve bella roba. Raga, ti devi roba da magician per caso? No, no. Se lui controlla ora. Una rara fetente. Se vuoi te la regalo, Non mi serve, mi serve un amico mio. Regalala a me Nat, che lo sto. C'è solo sta cosa. Regaliamo le carte. Che noi siamo famosi, ce lo possiamo permettere, quanta gente. Che bravo ragazzo. Quanta gente. Quanta gente. Lui non mi riconoscerà mai. No, ancora no, fa il fascetto. Ecco il cappello di paglia qui fermo. E ora gli mostro la maschera. E noi siamo fuori qui. Io mi ho fatto vedere la mia maschera perché sono una brava persona. Mi hanno detto che posso metterla perché sono speciale. Perché giochi BLS? Perché gioco BLS in fondo. Che BLS è una carta bella. E che facete voi? Noi sappiamo la vita, no non è vero. Aspettiamo Mirko Perfetto 96 con quest'aria depressa. Ora faremo il test pre day one, sono le 23.59. Appena scatterà mezzanotte vedremo se briccheremo. In 4 perché giorni non ho mai briccato. Io ho briccato solo una volta con Monarch. Ora fisseremo i mazzi così finché non sbucherà la mezzanotte. Quanto manca? Poco? Poco. Perché avevo iniziato 10, già con 23.59. Però le 15 8. Che servono. Allora domani prevediamo un bel 1-3 drop. Contro il forte con la trappola. Però già del gioca full house. Non è vero, ho mentito. Sì, ma devo avere una carta aperta. Intanto loro li vediamo che stanno montando Blue Eyes. Non si sono lui indeciso fino alla fine, ma si gioco Blue Eyes. Quello che ho detto io all'inizio. Ecco, mezzanotte. Iniziamo da te. Scar, Twister, Tour. Auto not break, tasco secondo. Si proprio quella ci vuole adesso. Allora, vediamo io invece la mia mano di merda. Ma vabbè, che noi sono ritardo. E Dario, porco attenzione. Ha briccato. Upstart. No. Non ha briccato. È buon. Senti l'ultimo episodio di Super Squad. In questo libro, Road to the King, scopriamo che Patrick Coban è stato assassinato.